Diciamo che a lui non riescono molto le cose che faccio io. Che arrogante, hai visto il talento, i talentuosi sono Però no. sempre arroganti. Beh, diciamo che sono più i pro che i contro, perché facendo appunto lo stesso lavoro ci capiamo, capiamo anche i nostri magari malumori dovuti a una gara andata male e la cosa più bella ovviamente è partecipare magari a eventi sportivi come mondiali e olimpiadi insieme, questo diciamo è un'esperienza magnifica da condividere. Come dico sempre però la cosa brutta un po' è che ce la portiamo anche a casa questa scherma e quindi spesso sono io che dico a Daniele basta, adesso non parliamo più di scherma e lui invece magari è più propenso a riguardare gli assalti della gara scorsa. Ci sono, sì, molti pro e anche tanti contro. I contro più grandi che mi vengono sono quando, ad esempio, gareggiamo e facciamo una gara, tutte e due molto importante, e magari lei gareggia il giorno prima e io il giorno dopo. Può capitare che a lei una gara vada male e io il giorno dopo devo gareggiare, lì vorrei essere lì a consolarla, a passare il tempo con lei, e invece magari mi devo trovare a cercare di concentrarmi, oppure anche magari la gara va benissimo, ma non posso festeggiarla. A casa è più forte sicuramente lei, cioè io proprio obbedisco, io sono proprio sotto, anzi la gerarchia è Alice, Forrest che è il nostro cane e poi io, cioè proprio sono l'ultimo alla fine della scala. In pedana, diciamo per discorsi fisici, sono più forte io, però tecnicamente è più forte lei. Io ero là, diciamo, più come tifosa perché ero la riserva e ho seguito tutte le gare, diciamo, con uno stato d'animo molto sereno, a parte, ecco, per la gara di Dani. Però è stato veramente uno dei giorni più belli della mia vita perché appunto ha vinto, ha realizzato il suo sogno, il nostro, siamo cresciuti insieme, quindi ecco, vederlo vincere alle Olimpiadi è stato veramente emozionante e mi sono divertita, ecco, perché non ho sentito particolarmente tensione durante quell'avventura. Sì, per me, per noi, anzi, Rio è un ricordo indelebile proprio, mi viene la pelle d'oca ancora oggi a pensarci. Forse il momento più emozionante proprio della mia vita, quando dopo aver messo quella stoccata sono andato lì ad abbracciarla, è proprio un'emozione unica. Tokyo è stata diversa perché l'abbiamo condivisa tutte e due partecipando alla gara, è andata bene perché entrambi siamo tornati con una medaglia, ma entrambi volevamo di più. E quindi seguiteci a Parigi per di più, per più medaglie. Allora, diciamo che non è stato facile questo europeo perché purtroppo qualche settimana prima avevo avuto un infortunio alla gamba, ho rischiato un pochino perché non ero ancora guarita del tutto, ma sono comunque voluta andare all'europeo perché ci tenevo. Però, come diciamo sempre nella scherma, è importantissimo il fisico, la forma atletica, ma soprattutto la testa, quella è fondamentale e quindi magari con un po' di esperienza e con la mentalità giusta sono riuscita a portare a casa questa bella medaglia di bronzo che per me è stata molto importante e ovviamente vincere a squadre è stato l'inizio di una nuova avventura in questa nuova squadra e eravamo veramente felici perché sono stati diciamo anni particolarmente duri, soprattutto dopo le Olimpiadi e adesso diciamo l'obiettivo è sempre quello, la medaglia d'oro a squadre sicuramente. Prima degli europei stavo tirando bene in certi momenti e molto male in altri, e quindi questi alti e bassi un po' mi destabilizzavano, che poi contraddistinguono un po'. Destabilizzavano, diciamo, anche me perché sembrava che avesse finito la sua Sì, carriera da sportiva. perché poi noi sportivi siamo così, siamo un po' drammatici quando le cose vanno. Sì, è finita, quando le cose cominciano ad andare male, basta, sono un atleta bollito. Sono arrivato lì con dei dubbi che però mi porto spesso anche nei momenti in cui sto andando bene. Cioè, quando poi lì ho vinto la medaglia d'oro, l'emozione è stata enorme, ero proprio emozionato, ma tanto, tanto, tanto. La gara a squadre è un discorso diverso perché stiamo facendo un bel percorso, un gran bel percorso. Veniamo da
adesso un anno fantastico, dove su 5 gare ne abbiamo vinte 4, siamo campioni d'Europa in carica, stiamo andando a bomba, però l'anno scorso era arrivata una bella mazzata olimpica, quindi il percorso della redenzione, dico, è ancora lungo, dobbiamo ancora macinare e bastonare tutti per dimostrare di essere più forti, perché veramente l'anno scorso la botta olimpica di non essere saliti sul podio, aver fatto quinti con quella squadra lì, ha fatto molto male. Diciamo che a lui non riescono molto le cose che faccio io. Però però io sicuramente da lui ho imparato quanto è importante, ecco, il lavoro e la costanza, e quindi mi sforzo, anche se sono, diciamo, la svogliata di casa, a magari alzarmi prima la mattina, a cercare di lavorare con più costanza come fa lui, dedicare il tempo che serve, ecco, a tutta la parte della preparazione, che parte dal riscaldamento allo stretching, che spesso magari tralascio, però lui sicuramente mi ha insegnato questo. Lei mi ha insegnato sia a prenderla con più leggerezza, che a volte può sembrare poco, ma aiuta tanto, perché prendersi sempre troppo sul serio non va bene. E poi sotto certi versi lei è una grande, anzi sotto tutti gli aspetti, però ce n'è uno che mi piace molto, è una grande campionessa, cioè nell'assalto, nel momento, quando c'è proprio da stringere i denti, lei li stringe sempre. Questa è una cosa che ammiro molto di lei, la pazienza proprio di chi è forte e che sa che il proprio momento arriva nell'assalto e va colto. Brava.